taglio del nastro all'insegna della condivisione per la 14ª edizione di Rovigo Espone, la fiera campionaria promossa da Ascom, CNA, Confartigianato e Confesercenti sotto l'egida della neocostituita Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, frutto della fusione degli organismi camerali di Rovigo e Venezia. Accorato l'appello ad unire le forze per il bene del territorio dal vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, Monsignor Lucio Soravito De Franceschi, che ha impartito la benedizione alle imprese e alle forze lavoro. A dare l'incipit alla 4 giorni che dal 24 al 27 ottobre ha preso d'assalto l'intero quartiere espositivo di Viale Porta Adige, le massime autorità locali e regionali. In testa il sindaco di Rovigo, Massimo Bergamino. Oltre 50 le imprese messe in campo da Confesercenti, l'Associazione del Commercio, da sempre in prima linea sul fronte organizzativo. A guidarci alla conoscenza di alcune tra le eccellenze in vetrina, il direttore Antonella Savogin. Buongiorno. La ditta Paglianti è da 80 anni che è insediata in questo territorio. Ha avuto un cambio generazionale, ma con radici molto profonde, da considerare una quercia, visto che trattate anche, oltre all'arredo di divani, ma trattate anche mobili. Quindi voglio presentare i titolari della ditta Paglianti di Rovigo. Salve, io sono Marco. E io sono Stefano. Come confermiamo ciò che è stato anticipato, siamo presenti nel territorio dal 1931, siamo la terza generazione e continuiamo con orgoglio e con fantasia, continuiamo sempre a presentare il nostro lavoro con soddisfazione, nonostante questo periodo di crisi che speriamo di lasciare presto. Continuiamo sempre a investire nel territorio, siamo presenti alla fiera da diversi anni. Ringraziamo la Confesercenti per averci ospitato e continuiamo a credere nella nostra attività e continueremo a crederci per molti anni ancora. Ed eccoci con la ditta Sposissimi. Do la parola a Melissa che presenta la sua azienda. Sposissimi è leader nel mondo del wedding da più di 40 anni. Nel nostro atelier, che si trova a Taglio di Po in provincia di Rovigo, Milena, Elena e la mamma Rosanna, insieme a tutto il nostro staff, sapremo consigliarvi al meglio per il giorno più bello della vostra vita. Abbiamo unito una nostra forza proprio appunto per questo evento con piccole gioie e la fioreria che si trova a Rosolina, Ninfea Bomboniere di Adria, l'ufficio dei viaggi di Porto Viro, Ricamificio Sandra con corredi personalizzati e Luce Design che si trova a Rosolina. Bene, complimenti a Sposissimi che saranno sicuramente in grado di coccolare i novelli sposi. Impresa artigiana, presente da 30 anni in questo territorio. Andiamo a presentare Michele che si illustrerà e ci spiegherà che cosa fa la sua azienda. Noi siamo principalmente pitture interne ed esterne, cappotti con i bentanti esterni o di interni, e in più facciamo anche applicazione di pannelli isolanti per i tetti. Avete colto questa occasione di partecipare in fiera perché sicuramente il vostro obiettivo è quello di poter avere dei risultati. Certamente, diciamo che abbiamo già molti clienti di queste zone, però è sempre bene farsi vedere un po' in giro per, come si dice, ampliare la clientela. Bene, allora speriamo che quest'anno sia, in questa fiera, sia un anno che vi porti grandi frutti e che anche il prossimo anno possiate essere voi a contattare Confesercenti e le associazioni di categoria che organizzano Rovigo Espone. Certamente, è veramente una bella manifestazione, cercheremo di partecipare anche il prossimo anno e avanti insomma. Ed ecco
oggi con Barbara, un'imprenditrice della provincia di Rovigo che quest'anno ha deciso di partecipare alla Fiera di Rovigo con un prodotto specifico che vende nel suo negozio, un prodotto tutto dolce. Sentiamo che cosa si vuole raccontare della ditta Permigotti. Ho scelto la ditta Permigotti, io ho un negozio di alimentari in un piccolo paese qui vicino e ho aperto da poco, quindi sono contentissima. Ho scelto il marchio Permigotti perché mi piaceva, è buonissimo, lo sto vendendo nel mio negozio e sto cercando di ingolosire i miei clienti e non solo. Siamo presenti qui a Rovigo perché ci è stata data l'opportunità di presentare il prodotto, ci crediamo, ci credo in prima persona, vedo che il riscontro è buono, le persone sono soddisfatte, li facciamo assaggiare, quindi tutti possono passare per un assaggio e speriamo che ci sia data la possibilità anche il prossimo anno. Siamo contenti di come sta andando la fiera e tutto qua. Noi siamo contenti di tutto quanto questo, speriamo che la gente continui ad arrivare, continui ad apprezzare i prodotti, speriamo che li apprezzino per Natale, può essere un'opportunità anche per Natale con i prodotti perché è buono e si presentano bene, quindi può essere un'idea di regalo per Natale, ma anche, anche tutto il tempo dell'anno. Il prodotto è buono sempre, la spalmabile è sempre buona. Bene, quindi voi prendete gli avventori, i vostri clienti per la gola. Soprattutto per la gola. Fratelli Fanchin, ormai è da 14 anni che sono presenti nella nostra fiera. Voglio presentare Massimo, che è uno dei soci della ditta Fanchin, che assieme a suo fratello Marco, con molta sinergia, molta sintonia, riescono sempre ad aggiungere il top di quello che loro pensano e di tutte le idee che gli vengono per la mente. È da 14 anni che veniamo tutti gli anni in questa fiera di ottobre, dove riusciamo a trovare sempre le nostre soddisfazioni ogni anno, sempre con più fatica, ma però ogni anno riusciamo a trovare sempre gli stimoli giusti per partecipare e sperare che continui a fare sempre questa fiera, perché ogni anno vediamo che nonostante tutte le difficoltà riusciamo insieme alla Confesercenti e tutte le altre categorie a raggiungere i nostri obiettivi, insomma, ecco, e siamo veramente soddisfatti e speriamo che continui ancora per tanto tempo. Bene, l'anno scorso avete portato il baccalà, quest'anno che cosa promuovete in fiera? Quest'anno promuoviamo il nostro parmigiano reggiano, che è il nostro cavallo di battaglia, sempre a prezzi competitivi, dove ricerchiamo sempre la qualità migliore. Abbiamo anche del padano e abbiamo fatto un angolo che rappresenta più o meno i nostri negozi, dove proponiamo dal dolce al salato. Eccoci alla ditta Polis, anche questa azienda è un'azienda polesana. Quest'anno alla Fiera Campionaria abbiamo cercato di portare molte aziende polesane perché vogliamo promuovere questo nostro territorio. Buonasera. Noi siamo un produttori di pavimentazioni di ceramiche, la sede della fabbrica è a Mantova, però il negozio è da 11 anni che è nella realtà di Rovigo. Spero che quest'anno ci siano già state delle soddisfazioni. Sì, abbiamo avuto dei riscontri, clienti che hanno già fissato degli appuntamenti in negozio per venire a vedere il resto dei prodotti da noi proposti e quindi comunque diciamo ci sono soddisfazioni da parte nostra nel vedere le persone interessate che ci chiedono di valorizzare la loro abitazione anche con i nostri prodotti. Allora è un arrivederci alla prossima Fiera Campionaria. Certo, grazie. Grazie alla ditta Polis. Tutto questo e molto altro a Rovigo Espone. Ne parleremo nella prossima puntata di Spazio Eventi.